Ciao cari cuccioli, oggi siamo ben trovati nel mio canale che si chiama Scherzi di me e te kawaii. Sì, bellissimo nome. Allora, questo non mi è abbonato. Allora, oggi faremo uno slime, come avete letto nel titolo, facciamo veloce, un metodo velocissimo. Allora, partiamo subito con lo slime. Allora, io userò questa colla. Ma voi potete usare qualsiasi colla, almeno credo che funzioni questo metodo, vediamo che funziona. Allora ne metto pochina, questa è la colla da 1 kg, l'ho pagata a 5 euro, molto buono e conveniente. Allora prendiamo i cucchiaini e mescoliamo la colla. Comprato tutto nuovo, come vedete. Allora mescoliamo con un po' di profumo, io uso questo dell'Avon, è una fragranza spray molto buona, in questo periodo la sto indossando tanto. Allora è bellissimo già mescolare la colla, perché è tipo un marshmallow, questa colla è bellissima. Allora, poi mettiamo un po' di schiuma alla barba, un pochino. Mi raccomando, non esagerate. Va bene così. E mescoliamo. Allora, mescolato meglio. E ora è super bello. Marshmallow. Ok, iniziamo ad addensare. Anzi, no, prima ci voglio mettere 2 brillantini. Volentini. Allora, io questo mix che ho fatto io non faccio decoupage, svuoto l'eccesso dentro questa cotta e vado avanti, sì, finché non si riempie, poi lo uso per altre cose. Guardate che mix prendo, però con il bianco non rende. Venderebbe di più con il trasparente glitter bomb. Chiedete, cioè fatemi sapere se volete glitter bomb. Allora, addensiamo, mettiamo una puntina di bicarbonato. Allora, mettiamo una puntina di bicarbonato, guardate così, un'altra puntina. E mescoliamo. Ok, poi scusatemi, poi andiamo a mettere questo metodo, l'ho visto da Yolanda Smith, ma lo sapevo anch'io. High Witch, io do anche sì in uno, questo da bere. E mettiamo un po' caramella. E mescoliamo, man mano si addenserà, si raggrumerà. Io non so se funziona con la mia colla, può darsi anche che mi viene un filo. Mettiamo un altro pozzichino di bicarbonato e mescoliamo. Allora vado a spezzare in un'altra ciotola magnetica un po' di starcio, arriccio. Così posso mescolare meglio. Allora, io vi sto per il video, guardate già il pronto, e vi metto il video quando sarà pronto. Allora, è quasi pronto, direi che è pronto quasi, e ora ci vediamo dopo. Allora raga, direi che è pronto, anche se è un po' appiccicaticcio. Allora, bello, raga, mi piace un botto. Il mio primo slime è riuscito con la Witch, che di solito non riesco mai, dipende sempre dalle colle che uso. Forse lo dovrei addensare un attimo. Allora, vi piace questo fondo? Io ve lo chiedo un attimo di acqua. Cioè, perché se vi piace posso comprarne altri.
Ok, bellissimo. Sono addetto agli olivi di Copaso, però io adesso non conosco questo. Mettiamo altro bicarbonato. Cavolo. Ok, aggiungendo sempre bicarbonato e input, lì si formerà un impasto che serve slime. Allora, un po' pizzicaticcio, come vi dicevo. Iniziamo a fare. Buongiorno. Comunque è venuto, sono contenta. Proprio ciccoso, è fluffoso, raga. L'importante è che sia fluffy. Bellissimo. Raga, si allunga un botto a me. Io penso che con questa quella non finiva. Scusatemi. È appiccicoso, però non so perché mi è venuto tanto appiccicoso. Allora, quando è così appiccicoso potete mettere le palline colorate. Io purtroppo non ce l'ho, le ho finite per altre cose. Potete mettere perline, potete vedere voi. Comunque è super rilassante fare questo slime perché è molto bello. È il mio preferito, lo slime. Lo slime quindi è riuscito. Allora, lo slime è riuscito abbastanza bene, che se non è tanto elastico, un po' durettino, però è fluffy, bellissimo, guardate, è super glitteroso, anche se non è elastico, un po' duretto, vabbè, ho sbagliato un po', però è bellissimo, anche il rumorino fluffy. Ok, va bene, questo era il mio tutorial e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!